Il Sistema Nazionale dei Musei che viene presentato oggi dal MIBAC è un tentativo estremamente interessante che si sta compiendo. Dobbiamo ricordare che l'Italia non ha il grande museo nazionale come ha la Francia con il Louvre o la Spagna con il Prado, e questo è dovuto alla nostra storia, ma attraverso un sistema, un vero sistema nazionale, quello che può essere una debolezza, cioè la varietà e la diffusione sul territorio dei musei, si trasforma in un'enorme ricchezza. È una manifestazione che consente di fare il punto sullo stato dell'arte, delle attività che si svolgono nei e per i musei italiani. Quindi in questa manifestazione che si svolge qui a Roma, noi abbiamo la possibilità di vedere l'autorappresentazione dei musei, del sistema museale, ma momenti di approfondimento attraverso un ricchissimo programma di convegni e infine un'esposizione piuttosto interessante della varietà di servizi che vengono progettati e realizzati in favore dei musei. In questo momento alle Scuderie del Quirinale c'è una mostra che in tutti hanno definito straordinaria, meravigliosa, è una mostra che ha rappresentato una sfida difficile, perché noi raccontiamo Ovidio, uno dei più grandi letterati della storia, ma anche il poeta che è stato più rappresentato dalla storia dell'arte. Basti pensare al Rinascimento, tutti i grandi maestri del Rinascimento hanno raccontato i miti di Ovidio, così come ci sono arrivati attraverso le parole di Ovidio nelle loro opere. In mostra ci saranno e ci sono statue antiche meravigliose, opere rinascimentali, a partire dalla Venere di Botticelli, messa a confronto con la Venere pudica degli Uffizi, quindi un muto e al tempo stesso eloquente confronto e dialogo fra un'opera antica e un'opera moderna, e questa è la chiave di tutta la mostra.